Andiamo a vedere adesso il Festival internazionale di Aquiloni, nel fine settimana si arriverà alla conclusione. Il quarto Festival internazionale degli Aquiloni, Emozioni a naso in su di San Vito Lo Capo, si appresta a concludersi con un fine settimana all'insegna del tempo libero, dello stare insieme in modo sano, dell'ecologia e del rispetto per l'ambiente e naturalmente degli Aquiloni. Il pubblico ha continuato in questi giorni a dimostrare grande interesse per l'evento. La manifestazione ha riunito come ogni anno famiglie, giovani, bambini, appassionati e professionisti delle tele colorate. Gli ingredienti adesso ci sono tutti. Svago, natura, ambiente, musica, sole ed evoluzioni di Aquiloni. Domani, sabato 26, il festival continua con la campagna riguardante la giornata mondiale senza tabacco in collaborazione con l'ASP numero 9 di Trapani. Un importante momento di riflessione sull'impatto nocivo del fumo sulla salute. Saranno presenti i deschi informativi sull'argomento. Grande novità della giornata, la gara di Trix Ballet, organizzata dal gruppo Stunt Kite di Palermo in collaborazione con Giochi Volanti, con la premiazione del miglior balletto di Aquiloni acrobatici con coreografia e brani musicali. Sabato sarà la volta anche delle premiazioni per i concorsi collaterali al festival. Oltre 80 componimenti misti a poesia, prosa ed haiku pervenuti per il concorso La Sale della Poesia, oltre 50 iscrizioni per Miss e Mister Aquilone. Una giuria specializzata composta da sponsor, istituzioni, giornalisti, associazioni, fotografi esprimerà i propri voti e consensi. Tra i premi in palio per il concorso Il Sale della Poesia, per i tre classificati rispettivamente per ogni sezione, poesia, prosa e haiku, targhe, medaglie e articoli di scrittura. Per il secondo concorso, i primi tre classificati nella sezione Miss e i primi tre classificati nella sezione Mister riceveranno buoni acquisto nel settore di abbigliamento, book fotografici, professionali, gioielli. La serata culminerà ancora una volta con il volo notturno degli Aquiloni, previsto in spiaggia per le 21:30, un momento di grande suggestione. Domenica 27 i 50 artisti del vento sfoggeranno lungo la spiaggia gli enormi soft kites, dai movimenti sinuosi, aquiloni girevoli, multipli, acrobatici, antropomorfi, rettangolari dalle briglie lunghissime e finemente dipinti. La domenica sarà arricchita da sport, fitness e wellness. Dalle 17 un vero e proprio villaggio vicino alla spiaggia con attività sportive aperte al pubblico come spinning, zumba e tanto altro. Gli artisti del suono che concluderanno il festival saranno gli Incanto d'Aziz, che saranno introdotti dal cantautore Francesco Vannini. Si esibiranno sul palco di Piazza Santuario alle 21 con una contaminazione di sonorità e ritmiche dove testi e musica balcanica si coloreranno di atmosfere sullo sfondo della più passionale tradizione musicale popolare. Per gli amanti dello shopping sarà aperta tutti i giorni la Fiera del Vento lungo Corso Savoia a San Vito, con stand di prodotti tipici, artigianali, con attività e prodotti legati agli Aquiloni. Anche nel weekend ci sarà la possibilità di costruire gli Aquiloni nella zona del campo sportivo in via Faro. E chi non potrà essere a San Vito Lo Capo potrà assistere agli spettacoli delle ultime due giornate del festival tramite webcam collegandosi al sito www.festivalaquiloni.com.